difformità visto che il gruppo si è già espresso. Veramente devo dire, lo faccio, non avevo forse nessuna difficoltà a votare come ha indicato il Presidente Stefano, che peraltro sulla mobilità ha fatto un lavoro veramente eccezionale, come del resto gli assessorati, però dare questa lettura che il Movimento 5 Stelle pensa davvero solo ai monopattini e alle biciclette è una lettura distorsa, distorta e falsa. Allora, noi, lo ripeto un'altra volta, abbiamo redatto il piano urbano della mobilità sostenibile, dove dentro ci sono i prolungamenti delle metropolitane, ci sono 75 chilometri di tram, ci sono corsie preferenziali e tra l'altro circa 400 milioni sono già finanziati e diverse centinaia di milioni, ovviamente bisogna chiedere i fondi al governo. Allora, sentire gli interventi in aula come se il Movimento 5 Stelle stesse pensando solo a monopattini e biciclette è una visione assolutamente distorta e non vera della realtà. Faccio questa dichiarazione di voto in difformità solo per rispondere alla consigliera Piccolo. Grazie.